giornata è stata entusiasmante e in alcune fasi, sia nella partenza, che è stata una partenza veramente bella con tutte le barche in velocità con il vento, poi il vento pian pianino è un pochettino sceso nella notte, quindi abbiamo sofferto e fa parte del gioco della vela. E in quel momento abbiamo socializzato mangiando delle lasagne alla modenese e bevendo del prosecco, e poi quando la mattina abbiamo ripreso vento abbiamo fatto un arrivo adesso che è stato entusiasmante, perché dopo 90-100 miglia di navigazione tre barche sono arrivate sullo stesso filo, sul filo di Lane, quindi questo è stato entusiasmante, come dicevo, e stimolante anche per il futuro. Regata difficile come tutte le regate d'altura per cambi continui di vento. Abbiamo avuto praticamente venti che cambiavano ogni 15 minuti più o meno, sin dalla partenza. Abbiamo fatto una scelta tattica di stare più a sud possibile, che in Capraia ha pagato abbastanza, siamo passati secondi alla boa di Capraia. Di notte poi abbiamo fatto un'altra scelta di stare invece più a nord, che ha pagato anche quella, infatti eravamo primi alla boa di Baratti. E poi abbiamo fatto un lungo inseguimento anche divertente con Mistress e Antares, e praticamente abbiamo fatto 20 miglia quasi in gara, insomma ci siamo divertiti, è stata una bella manifestazione. Partenza bella brezza, tutti insieme dritti per Capraia, poi il vento ci ha mollato. Bonaccette sotto Capraia, chiaro delle stelle per la boa di Cala Rossa e poi via verso l'Elba. Per cercare di stare sotto l'Elba, il vento anche lì ha avuto qualche buchetto e poi ci ha fermati del tutto prima della boa di Baratti. Baratti bellissimo all'alba, poi in mezza mattinata e siamo risaliti. Qui è al pontile di Vada. Ci ha lasciati la scotta del fiocco e quindi siamo arrivati dietro i nostri amici delle primi due.